Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. Dottoressa Anna Maria Ascione, psicologa, psicoterapeuta del Centro Anima Iris di Pompei. Parliamo di questo periodo, dottoressa. Come può essere superato? Che percentuale c'è di persone che hanno difficoltà legate a questo periodo bruttissimo della pandemia e soprattutto come se ne esce dal punto di vista proprio psicologico? Sì, intanto grazie per l'attenzione e soprattutto per l'interesse a queste tematiche. Ci siamo già detti in altre occasioni che esiste una pandemia nella pandemia, che potremmo definire come la pandemia sommersa e che riguarda sicuramente gli aspetti psicologici, mentali, emotivi di quello che è il fenomeno pandemico stesso. La pandemia ha portato fuori e ha sicuramente amplificato una serie di condizioni psicologiche e sociali particolarmente complesse, quali l'ansia, gli aspetti depressivi, il senso di isolamento e la paura nei riguardi dell'altro, sentito spesso come portatore di morte e come elemento persecutorio rispetto al fatto che il virus stesso può essere trasmesso con una facilità che non è pensabile. La condizione della mancanza di pensiero caratterizza sicuramente questo periodo. Qui al Centro Anima Iris abbiamo sempre lasciato servizi aperti 24 ore su 24 per gli sportelli Covid, in accesso anche al telefono, e abbiamo attraverso i nostri canali social costantemente supportato la cittadinanza, non soltanto a livello, diciamo, delle attività che svolgiamo, ma proprio attraverso una rete importante di professionisti correlati tra di loro, medici, psicologi e professionisti del settore. Parlare già di numeri è qualcosa di estremamente complesso, una percentuale è qualcosa che forse non abbiamo ancora precisamente idea di quanto possa essere l'impatto in termini di percentuale, anche perché anche a livello di quelli che sono i vari mass media abbiamo da questo punto di vista una differenziazione di dati. Ma dal punto di vista umano e sociale noi siamo costantemente a livello di una frontiera e di una, diciamo, situazione di trincea che muta di giorno in giorno anche a seconda di quelle che sono le evoluzioni stesse del virus. Quindi sicuramente è un fenomeno ancora da leggere, ancora da supportare, dove l'elemento psicologico resta prioritario assieme a quello organico, da tenere in considerazione come cura e come supporto e come prevenzione anche degli effetti pandemici. Sapete già che io ho creato due servizi importanti che sono anche supportati a livello sindacale, di cui io sono rappresentante regionale per lo SMI, Sindacato Medici Italiani, per la categoria degli psicologi, e parliamo di Coronarino, il virus monellino per i bambini, che è stato finanziato dal Comune di Santa Maria della Carità, oggi esportato anche in altre regioni italiane, e il servizio per gli adolescenti, Ascoltiamo i Giovani, che si sta sviluppando anche a livello di altre regioni. È l'impegno a caratterizzare sicuramente il lavoro e la responsabilità di tutti noi professionisti, una responsabilità che è un atto d'amore. Grazie. Dottoressa Vincenza Alfano, psichiatra, Centro Anima Iris di Pompei. Parliamo un attimo di questo periodo, come ho già detto con la dottoressa Scione, è un periodo difficilissimo. Sì, è un periodo molto molto difficile e sembra che non voglia finire. Io approfitto di queste feste per dire una cosa molto semplice. Dobbiamo resistere perché finirà sicuramente se noi manterremmo salda la nostra anima e il nostro carattere e le nostre risorse. E quindi chiedo a tutti quanti di mantenere la calma, di cercare di trovare serenità negli affetti fondamentalmente, non rincorrere troppo i like o mettere le foto delle tavole imbandite, ma fondamentalmente di avere un momento introspettivo verso se stessi e di cercare la compagnia di persone che veramente ci vogliono bene e a cui noi vogliamo bene. La resilienza sta tutta lì, fondamentalmente, del trovare nella nostra intimità la forza per andare avanti. Il periodo è difficile, è una prova che tutti quanti noi stiamo affrontando da ormai 2 anni, mancano un paio di mesi allo scoccare dei 2 anni,
ma ce la possiamo fare perché abbiamo delle armi per poter vincere. Dobbiamo semplicemente tenere duro un altro poco. Grande serenità e grandi auguri di buon Natale a tutti, veramente di cuore. Salve a tutti, sono la dottoressa Rita Zampi, psicologa. Siamo qui al Centro Anima Iris a Pompei, via Anastasio Rossi 14. Sono qui per farvi auguri di Natale. Vi auguro di ascoltare la melodia delle vostre emozioni e lasciarla danzare insieme alle emozioni appunto che accompagnano questo Natale. Come dice Jo Evan, lo so che è difficile far finta di tutto quando si prova tanto dolore, ed ecco che cosa voglio che resti: il Natale fatto a casa, i regali fatti a mano e sognare in grande per le piccole cose. Io vi auguro proprio di sognare fra le piccole cose che ci restano delle festività natalizie. Buon Natale! Salve a tutti, sono l'artista Esther Rascato e voglio farvi i miei auguri di Natale con questa frase di Bob Hope. La mia idea sul Natale, antica o moderna che sia, è molto semplice: amare gli altri. Pensateci un attimo, perché dobbiamo aspettare il Natale per iniziare? Salve a tutti, sono il dottor Giuseppe Visciano, esperto in scienze motorie. Mi occupo di laboratori psicomotori e di tecniche posturali. Il mio augurio per queste feste è che sia un momento di armonia tra mente e corpo. Platone diceva: non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, affinché, difendendosi l'una con l'altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute. Che sia un Natale sereno e felice per tutti. Auguri! Salve a tutti, sono il dottor Francesco Marino, psicologo e psicoterapeuta della Gestalt Integrata. Mi occupo di scuole e bambini. Emily Dickinson diceva che la speranza è qualcosa con le ali, che dimora nell'anima e canta una melodia senza parole e non si ferma mai. Questo mio augurio natalizio è rivolto ai bambini, quelli reali, e quelli che portiamo dentro ognuno di noi. Salve, sono la dottoressa Annunziata Perrino, psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale in supervisione. A stretto contatto ogni giorno con famiglie ed adolescenti, desidero augurare per questo Natale a tutti voi la possibilità di aprire spazi familiari di gioco, di parola, di emozioni, in cui potersi preparare alla bellezza di un nuovo anno, quel nuovo che sa tanto di fioritura quanto di libertà e di fiducia. Auguri!